Ciao a tutti, eccomi qui per un altro video, un video recensione sul libro, scusatemi, Il centenario che voleva salvare il mondo di Jonas Jonasson, edito La nave di Teseo, per 22 euro il costo del libro per 508 pagine. È il seguito del libro Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. L'autore ha scritto in tutto quattro libri, li ho letti tutti e questo qui è quello che mi è piaciuto di meno, in quanto è sì esilarante ma una cosa giusta. Non mi è piaciuto più di tanto in quanto rivediamo due protagonisti che c'erano anche nel primo volume, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. E sinceramente ritroviamo Alan Carlson e il suo amico Julius in Indonesia in un albergo, e il suo amico Julius insieme a un indiano da un nome impronunciabile che Julius prontamente ribattezza Gustav. Si cimentano in una società che esporta e produce asparagi verdi. E di lì si ritroverà Julius e Alan alle prese di non riuscire più a pagare il conto dell'albergo, e nel 101esimo compleanno di Alan scappano in mongolfiera finché si ritroveranno a essere salvati da un peschereccio che li porta a Nord Corea. Alan, che ha ricevuto in regalo dal receptionist un tablet, si accorge che Kim Song-un, ovvero il dittatore nordcoreano, vuole produrre la bomba atomica, e in qualche modo, per salvarsi, tra virgolette, la vita, lui e al suo amico Julius riescono a difilarsela con il plutonio o l'uranio, non mi ricordo quale dei due, penso l'uranio, insieme all'ambasciatore svedese presso le Nazioni Unite lì in Corea, e riescono attraverso questo passaporto a scappare. Si ritroveranno negli Stati Uniti con un incontro improbabile con Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Anche lì Alan, non riuscendo a tenere a freno la lingua, in qualche modo procurerà non pochi grattacapi a Margot Wallström, ovvero questa ministro svedese presso le Nazioni Unite lì in America. E di lì, in qualche modo, questa valigetta che si sono portati dietro dalla Nord Corea, ovvero dell'uranio, lo danno al ministro degli esteri presso le Nazioni Unite tedesca, e lì lo danno a questo ministro degli esteri tedesco, e in qualche modo riescono ad ritornare in Svezia. E anche lì Alan e Julius si ritroveranno, tra virgolette, nei guai, e in qualche modo nel mettersi nei guai tirano dentro i loro guai anche Sabine, una sorta di commessa presso un suo negozio di alimentari, e che gestisce lì anche a fianco una sorta di agenzia funebre. In qualche modo, se l'idea di Sabine è quella: visto che mangi, tanto poi muori. Ha aperto lì un alimentare con annesso a fianco un'agenzia funeraria, e di lì in qualche modo riescono, se prima se lo sono cavati salvandosi dalle grinfie del dittatore nordcoreano, si ritroveranno a essere inseguiti da un affiliato svedese del Ku Klux Klan, in quale inavvertitamente hanno rifilato una bara di cui questo
nazista svedese non aveva commissionato a loro, ovvero Allan, Sabine e Julius sono uniti in questa società di vendita di bare per di onoranze funebri e in qualche modo avevano commissionato per lo stesso periodo una bar per bambini con coniglietti azzurri per una bambina e per questo, il fratello di questo nazista svedese, una sorta di bara con la svastica, frasi ariane, e in qualche modo hanno invertito le bare e si sono ritrovati che il nazista svedese per il fratello si è ritrovata una bara con i coniglietti, per la bambina che era destinata la bara con i coniglietti, la bara nazista. E di lì in qualche modo questo ragazzo li inseguirà per farli fuori e si ritroveranno in qualche modo a dover lasciare la Svezia e ritrovarsi in Africa, in Congo o in Kenya, più che altro sì, in Kenya, e di lì verranno anche seguiti dalle sorti di spie tedesche per capire cosa succeda. È molto interessante per quanto sia un'avventura sempre tragicomica quando si ha a che fare con Alan Carson, molto divertente, non vi dico il finale, in quanto lascia un po' esterrefatti, perché in qualche modo sia Julius che Alan ne hanno combinati di cotti crude che alla fine in qualche modo riescono a scamparla. Molto interessante, ve lo consiglio di leggere se avete letto più che altro il libro Il Centenario e saltò dalla finestra e scomparve. Questo qui è il seguito di quel volume lì. Speravo che in qualche modo Allan Carson trovasse pace nel secondo volume, ma non è stato così. Spero vivamente che non ci sia un terzo capitolo, perché se il primo mi è piaciuto molto, il secondo un po' meno, e il terzo credo definitivamente che lo lascerò proprio stare, in quanto il secondo sì mi è piaciuto, ma una cosa giusta. Il primo è stato molto divertente, il secondo un po' meno. Con questo è tutto, alla prossima. Ciao!